Ivan Strahovski, nata Ivan Jacqueline Strahovski, è un'attrice e doppiatrice australiana. Ivan Jacqueline Strahovski è nata a Warrington Downs, un sobborgo di Sydney, da Bozena e Piotr Strahovski, immigrati polacchi di Tomaszów Mazowiecki. Il cognome da lei adottato, Strahovski, è simile alla pronuncia polacca del suo cognome di famiglia, ciò al fine di renderlo più facilmente pronunciabile, su suggerimento del produttore esecutivo di Chuck Josh Schwartz. Suo padre è un ingegnere elettronico, mentre sua madre lavora come tecnico di laboratorio. Il primo ruolo da attrice è quello di Viola in una produzione scolastica della Dodicesima Notte. Ha passato gli anni del liceo al Santa Sabina College, a Strathfield. Si è poi laureata in arti e spettacolo alla University of Western Sydney nel 2003. Sposatasi nel 2017, l'anno seguente ha il suo primo figlio. Strahovski ha iniziato la sua carriera come attrice recitando in alcuni film e serie televisive in Australia, inclusa una puntata nello show satirico Double the Feast e il ruolo di Freya Lewis nella serie drammatica Eggland. È anche apparsa in un episodio della serie televisiva di Channel 9 Sea Patrol. Mentre si trovava negli Stati Uniti per le audizioni di Bailani Kuhlman, inviò un video per i provini della serie televisiva Chuck. Il giorno successivo, i produttori di Chuck la contattarono per provare dei dialoghi con Zachary Levi. I produttori la richiamarono una settimana dopo per informarla che era stata scelta per il ruolo di Sarah Walker. Sei mesi dopo, si trasferì negli Stati Uniti. Ivan parla fluentemente il polacco, che ha utilizzato in un breve colloquio negli episodi Chuck vs. Il Diamante, Chuck vs. Le Tre Parole e Chuck vs. La Luna di Miele, nonostante interpreti un'americana nella serie, ha brevemente parlato con un accento australiano nell'episodio Chuck vs. Lex. È famosa fra gli appassionati di videogiochi per aver doppiato e prestato il volto a Miranda Lawson nei videogiochi della BioWare Mass Effect 2 e Mass Effect 3, oltre che per aver doppiato Aya Brea nel videogioco della Square Enix The Treyarch Birthday. Nel 2009 ha inoltre lavorato con Richard Era per la realizzazione del film The Canyon, dove ha interpretato la parte di loro. L'anno seguente ha ricevuto un Teen Choice Awards come miglior attrice TV d'azione per il suo lavoro in Chuck, ed è stata anche nominata agli Spike Video Game Awards come miglior performance femminile per il suo lavoro con Mass Effect 2. Ancora nel 2010, si è classificata al primo posto nella lista delle 100 donne più sexy della televisione stilata da Buddy TV. Nel 2011 l'edizione australiana di Cosmopolitan ha conferito a Strahovski il riconoscimento di donna impavida e divertente, nonché quello di miglior attrice TV dell'anno. Ad aprile 2011 è anche apparsa in uno sketch di College Humor, in una parodia musicale di Katy Perry, Che dollaro ha e Lady Gaga. Sempre nello stesso anno è apparsa nel film Killer Elite al fianco di Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro. Nel maggio successivo ha poi fatto parte del cast del film Parto con Mamma, con Seth Rogen e Barbara Streisand. Nel novembre 2011 è stata scelta per il ruolo di protagonista femminile nel film 1, Frankenstein. Nel 2011 e nel 2012, è stata nominata di nuovo ai Teen Choice Awards nella categoria Miglior Attrice TV d'Azione. Nel marzo 2012, è diventata partner della nuova campagna pubblicitaria di Sobi Life. Nel maggio seguente, si è classificata al 35esimo posto nella classifica Maximo 100 delle donne più attraenti. Sempre nello stesso anno entra a far parte del cast della serie televisiva Dexter come personaggio ricorrente, nel ruolo di Anna McCitey, ruolo che riprende anche nell'ottava stagione.
Nel dicembre seguente ha fatto il suo debutto a Broadway nel revival di Clifford O'Dex, Golden Boy, nel ruolo di Lorna Moon. Per questa interpretazione, ha vinto un Theatre World Award. Ancora nel 2012 è stata premiata, insieme a Liam Hemsworth, per la sua carriera internazionale agli Australians in Film Breakthrough Award. Nel maggio 2013 viene nuovamente inserita nella classifica Maximum 100 delle donne più attraenti, al 46esimo posto. Nel gennaio 2014 entra a far parte del cast della miniserie televisiva 24, Live Another Day, nel ruolo dell'agente della CIA Kate Morgan. Sempre nello stesso anno è nel cast della serie televisiva The Astronaut Wives Club, nel ruolo di Renee Carpenter. Dal 2017 ricopre il ruolo di Serena Joy Waterford nella serie televisiva The Handmaid's Tale, per il quale, oltre a ricevere il plauso della critica, ottiene nel 2018 una candidatura agli Emmy Awards e nel 2019 una ai Golden Globes. Nelle versioni in italiano, Ivan Strahovski è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.